L'Italia è l'unico paese in Europa, denominato appunto il paese dei campi, che ha deciso di investire nei campi, ha deciso che i Rom sono nomadi, malgrado, secondo il Ministero del Lavoro, solamente il 3% dei Rom sono nomadi nel nostro paese e in quanto nomadi sono incapaci, né dati a vivere nelle case. Diverse autorità europee e anche internazionali, pensiamo alle Nazioni Unite, hanno riconosciuto in questo sistema italiano di accoglienza, tra virgolette, delle persone Rom come un sistema fondato sulla segregazione etnica, un sistema discriminatorio, un sistema che marginalizza queste popolazioni fuori dalla città, creando quindi una serie di problemi legati alla vita del ghetto. Qua la vita è stressante, vai in ansia, sei sempre qua dentro, non esci da nessuna parte, sei tutta recintata. Non è che c'hai qualche opportunità di lavoro o qualcos'altro. Il negozio più vicino è da 3 km, quindi devi avere la macchina per forza per andare a fare la spesa. Quindi siamo molto isolati dal resto del mondo. Il campo è stato fatto per 500 famiglie, qua siamo di più. Siamo molti di più, siamo. Quindi le fogne sono sempre intasate, c'è un sacco di sporcizia. Se c'hai topi e sorcioni così, normale che le malattie ci stanno. Io in gravidanza ho avuto l'epatite. In questo alloggio siamo 6 persone, prima eravamo solo in 4, però a luglio mi sono nate 2 gemelline e il container ormai non basta più, abbiamo 2 stanze. Il container in tutto è 22 metri quadri. Quindi è piccolissimo. Il quinto dipartimento di Roma e l'ex sindaco Alemano ci hanno detto che eravamo temporanei. Aveva fatto un accordo firmato, scritto su carta bianca, su carta, e aveva detto che noi eravamo provvisori, che ci avrebbero spostati in campi, diversi campi, e saremmo stati provvisori là per 4 mesi. E poi da lì che ci avrebbero dato qualche alloggio comodo, delle case popolari, qualcosa così. Questo il comune me l'ha dato. C'è scritto documentamento autorizzativo stazionamento temporaneo. Stazionamento temporaneo. Cosa vuol dire? Che noi siamo temporanei, penso, per quanto capisco l'italiano. Invece sono quasi 4 anni, adesso il 29 gennaio saranno 4 anni che io sto qui a Salone. C'è una profonda schizofrenia da parte delle autorità, soprattutto del Comune di Roma, in rapporto a quella che è la permanenza dei Rom in queste strutture denominate campi nomadi. Da una parte viene detto che sono temporanee e quindi proprio per queste possono essere avviate queste strutture, dall'altra parte però al momento in cui viene riconosciuto che i Rom vivono in un'emergenza abitativa e quindi hanno diritto a un accesso come qualsiasi altro cittadino alle case popolari, viene detto che sono strutture permanenti. Malgrado vari organismi, vari enti internazionali abbiano chiesto alla nuova amministrazione di cambiare circolare, questo tutt'oggi non risulta essere avvenuto. Si è presentato il bando per le case popolari mentre io ero incinta delle mie gemelle e io appena ho sentito che si è presentato il bando sono andata a fare subito richiesta perché avevo i requisiti giusti per richiederla e sono andata a richiederla, però non mi hanno dato nessuna risposta. Il comune di Roma infatti ha detto che il campo è permanente, hanno detto che i Rom non hanno diritto a usufruire delle case. Che i Rom sono abituati a vivere nei campi nomadi, vivere liberi all'aperto. Invece questo non è vero. Non tutti i Rom vogliono vivere così. Io vorrei vivere in una casa con i miei bambini, vorrei dare un futuro migliore ai miei figli. Perché se come io ho vissuto 30 anni in un campo, non voglio che i miei figli abbiano un futuro mio. Io sono italiana, sì, ma non mi sento trattata dallo Stato italiano così. Mi sento trattata come una nomade, una extracomunitaria. A discriminarmi non è tanto la gente in giro per la strada, perché ormai ci sono abituata fin da piccola. È più lo Stato, adesso che sono cresciuta, che riesco a capire di più cose, è più lo Stato che mi sento discriminata dallo Stato italiano, che alla fine è anche il mio paese che mi sta discriminando. Io non mi sento alla fine italiana italiana.